Ragazzi, con questo caldo, l'unica cosa che potrebbe alleviare le nostre sofferenze, le nostre calure, è sicuramente un bel gelato. Ma se pensate che stasera il gelato sarà con latte, zucchero, coloranti, avete sbagliato video. Questo è il mio canale e questa è la cucina di Luca. Stasera proveremo appunto a farci dei gelati di sola frutta. Niente macchinari, soltanto frutta con poca poca fantasia e un frullatore. Il primo gelato che andiamo a fare è ananas e menta. Non ci servirà altro che della frutta, in questo caso per il primo gelato è ananas, che io già ho lavato e ho congelato ieri, quindi ci hanno 12 ore o più di freezer, della menta fresca prelevata dal mio orticello e un frullatore. Ci mettiamo la frutta dentro. Ci uniamo le foglioline di menta. Una volta ottenuta la consistenza che vogliamo, ci andiamo a mettere in un bel vasetto che conserveremo nel congelatore. Il primo è andato, ananas e menta. Come secondo gusto ho pensato pesca e basilico. Stesso procedimento, tutto nel mixer con un po' di pazienza. Ricordate una cosa, ci vuole un mixer molto potente perché la frutta, avendo 24 ore di congelamento, risulta molto molto dura. Quindi le nostre pesche in questo caso sono percoche. Andiamo a mettere dentro. Armatevi di tanta pazienza, di tanta calma e di una spatolina per aiutarvi a far scendere la frutta giù, perché altrimenti il risultato non arriverà mai. Quindi tanta tanta calma, tanta pazienza e una spatolina. Adesso la situazione si fa piccante, interessante. Terzo gusto, banana, cacao e peperoncino. Tutto qui pronto, banana, cacao e peperoncino in polvere. Andiamo a vedere di tirare fuori qualcosa di interessante. Quarto gusto della serata, quarto e ultimo gusto della serata, abbiamo pere e miele. Solite pere tagliate ieri e congelate stesso ieri, con del miele di acacia. Ed eccoli qui, fantastici quattro. Pere e miele, il rigenerante. Pesca e basilico, lo sfizioso.
ananas e menta, il rinfrescante, banane, cacao e peperoncino, il passionale. Ah. Ragazzi, prima di salutarvi, fatemi dire due parole. Allora, per quanto riguarda le quantità e le proporzioni, dovete fare un poco ad occhio, ovviamente. Perché vi dico dovete fare un po' ad occhio? Perché dipende dalla grandezza dei barattoli che avete. Io avevo questi qui che sono circa 13-14 cm di altezza. Ho usato circa mezzo chilo di frutta per ogni barattolino, per ogni gelato, per ogni gusto. Per quanto riguarda le proporzioni, dipende anche questo, è un fatto soggettivo. Se volete sentire più il basilico, ne mettete o 7-8 foglie, se ne volete sentire di meno, agite di conseguenza, ma è strettamente soggettivo. Un'altra cosa che vi voglio dire, la differenza per la qualità, per far uscire un gelato che non ha nulla a invidiare ai gelati delle gelaterie, la fa la qualità della frutta. E io per questo voglio ringraziare l'azienda agricola Rusciano, nella fattispecie la signora Giovanna e i suoi due figli, Mimmo e Gerardo, che sono gli agronomi dell'azienda, che mi hanno dato della frutta eccezionale, fatto eccezione ovviamente per l'ananas e le banane, che stranamente non capisco perché non coltivano loro. Detto questo, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Vi saluto, ci vediamo in un prossimo video e vi lascio con una domanda. Ma a voi, vi piace Napoli? Fatemelo sapere nei commenti. Stay tuned. Ciao.